Se non si va un po' indietro con la memoria non si capisce nulla. Cosa c'è da stupirsi? È un paese dove da 30 anni è aperto un conflitto rovinoso tra magistratura e forze politiche al governo. Non sempre, non con pari intensità, ma nei momenti di crisi, questa contraddizione che sembra insanabile riemerge. E la crisi da tutti i punti di vista, non soltanto politico, ma anche direi etico, la crisi che noi stiamo attraversando nell'affrontare i problemi dell'immigrazione rimette in evidenza questa questione. C'è un potere esecutivo che vorrebbe che le sue leggi fossero immediatamente applicate, vede, è un fatto proprio di teoria. La legge non è immediatamente applicata. Ci sono delle leggi e ci sono dei politici ignoranti, profondamente ignoranti, che pensano che le leggi vengano immediatamente applicate e che il giudice sia l'esecutore di quello che è scritto nelle leggi. Non è così. Ci sono dei giudici e ci sono dei processi. Allora, a volte questi possono essere conformi alla volontà del legislatore, altre volte no. E il legislatore deve mettersela via. Questo è un fatto pregiudiziale, al di là del merito della vicenda specifica. Certo. Dei politici che dicono adesso neanche il potere esecutivo, ma un partito sindaca. Rivendica il diritto di sindacare direttamente, non di esprimere un giudizio, ovviamente siamo tutti liberi di esprimere giudizio su quello che vogliamo, ma di intervenire, pretende di avere il diritto di intervenire nel merito di una decisione della magistratura, vuol dire che ha una cultura totalmente estranea ai principi fondamentali di uno Stato di Dello Stato diritto. di diritto. Professore, però spieghiamolo al pubblico. Adesso cosa succederà materialmente? Ci sarà questa interrogazione al Ministro della Giustizia, ma poi a un certo Niente, punto ma niente. niente, cosa vuole che succeda? Vuole che la Meloni sia così idiota, e non lo è affatto, ma neanche un po', di aprire una guerra con la magistratura su una questione di principio chiara come il sole? Cioè, qui c'è una sentenza che non piace all'esecutivo, punto, se la prende se la mette via. Ci saranno altri giudici che giudicheranno in modo conforme alle intenzioni dell'esecutivo. È una posizione diversa per quanto riguarda le ONG. Cioè, il nostro paese ha una posizione in base alla quale queste organizzazioni non dovrebbero esistere, punto. Quindi, di conseguenza, una posizione che dice ne muoiono 50, ne muoiono 100, ne muoiono 1000 in mare, non ci interessa un piffero. A noi interessa che arrivino soltanto legalmente, non si capisce bene cosa questo Come? significa, ma non importa. Bene, questa è la posizione politica del nostro governo. Piace alla gente, agli italiani piace? Laici, cattolici, atei, credenti, non credenti, Dio, padre, famiglia, sì o no, piace. Questa è la posizione del nostro governo, chiaro come il sole, chiaro come il sole. ONG, meglio che non esistano. Questa è la posizione. Quindi, di conseguenza, visto che fino a prova contraria qualche poveretto l'hanno raccolto che stava negando, ecco, vuol dire che non gli interessa nulla questo aspetto. Bene, chiaro. Va bene agli italiani? Bene, se gli va bene agli italiani va bene, perché siamo un paese democratico e chi vota poi ha il diritto di E governare. decide. Ma questa è la posizione del governo, se vogliamo essere logici, senza tante chiacchiere. La sovranità di paesi come l'Italia e di tanti altri paesi, ma direi ormai di tutti i paesi europei, è una sovranità limitatissima. Quindi non si può governare se hai contro quelli che reggono le sorti economico-finanziarie del globo. E che sono potenze davvero sovranazionali, sovrastatuali e sovranazionali, capito? Sono quelle potenze che hanno fatto, per esempio, non so se sa, le 1200 società principali degli Stati Uniti hanno fatto l'anno scorso 568 miliardi di Sì. utili. Ecco, e potrei continuare con Però cifrette di questo il tipo, fatto in che una l'economia. situazione nella quale appunto il ceto medio si impoverisce, No, la chiaro. disoccupazione cresce, eccetera, eccetera. Quindi siamo in una situazione, non per colpa della Meloni, siamo in una situazione in cui bisogna dire realisticamente agli italiani, io non riesco a capire che cosa temono i politici di dire qualche volta, diciamo, un 10% di verità. Sì.
Invece di raccontarsi le palle, ma cosa credono? Che siamo tutti proprio stupidini? I redditi di lavoro dipendenti, di pensioni, eccetera, eccetera, sono ferme, non con l'inflazione, sono ferme alla fine degli anni 90. È un paese nel quale la difesa di alcuni livelli di reddito, di alcuni anche diritti acquisiti, eccetera, eccetera, è franata negli ultimi 20 anni. Che cosa vogliono? Cosa volete che gli operai stiano a sentire Calenda? È ridicolo Calenda che ci va, è ridicolo Calenda che ci va, ma di che gli racconta? Ecco, questo forse è Cioè, il tema. Il voglio tema dire, è. passiamo, perché non si passa ad una narrazione che tenga in qualche modo conto di un principio di realtà? E allora ecco che allora anche la Meloni, secondo me, ne avrebbe vantaggio. Italiani, la situazione è difficilissima e io mi rendo conto che se non riesco a sfangarmela con un debito a 2.800 miliardi, che è arrivato a cifre pazzesche per un paese come il nostro, gli Stati Uniti ce l'hanno molto di più, lo so, ma gli Stati Uniti possono stampare moneta, possono fare quello che vogliono, gli imperi sono un'altra questione. Ma i paesi europei devono tener conto di situazioni di mercato, eccetera, eccetera, per le quali in Italia noi siamo a rischio per quanto riguarda anche il costo del nostro debito, se non stiamo attenti. Quindi siamo obiettivamente in una questione di sovranità limitata. Ci può piacere o non piacere, ma gli italiani lo devono sapere. E quindi a questo punto, che cosa fa questo governo per difendere pensioni, reddito dipendente, eccetera, eccetera? Che cosa fa? Palliativi, qualche aspirina, abbiamo sentito prima, cioè alcuni provvedimenti, per carità, meglio qualche cosina che assolutamente nulla. Però nel frattempo, sulle questioni fondamentali, cioè di come aumentare la torta, senza far debito, per cercare di sostenere i ceti più deboli, che cosa si fa? Ma se non c'hanno una politica fiscale, dove vuoi poter ottenere delle risorse davvero aggiuntive, non aumentando i debiti, se non facendo una politica fiscale più aggressiva nei confronti proprio di quei poteri forti, tra virgolette, contro cui continuamente richiama la sua Lei prima attenzione, diceva una pensando chissà cosa quali complotti la molto. Meloni? Negli anni 70 Lama e Berlinguer propose una politica di sacrifici. Certo. Di sacrifici, ma non di sacrifici così, adesso ci sacrifichiamo tutti, io e lei al 5%, io che guadagno 100 volte lei mi sacrifico al 5% come lei, perché questo è quello che è il senso anche di questi provvedimenti che il governo propone. Cioè, voglio dire, un sostegno indifferenziato come la sciagurata politica dei bonus, per cui hanno regalato miliardi, miliardi, creando una bolla poi tra l'altro incredibile, non si trovano più società, aziende, eccetera, eccetera, per l'edilizia. Regalando i soldi all'edilizia per il palazzo signorile e per la casa popolare. Ma scherziamo? Senta, qui Ma non si c'è. può continuare così, cioè bisogna mirare le poche risorse che si hanno, bisogna mirarle esclusivamente, tassativamente ed esclusivamente A sui chi ha redditi più bisogno? bassi, sul Certo. lavoro Lo dipendente, vede sulle questo? pensioni. Questo qua, aspetta la regia, se questo carrellino qui che è vuoto, il carrello Il anti-inflazione che. carrellino, anche qui il carrellino per chi? Questo. Il carrellino, vado io col carrellino e ho le stesse riduzioni di quello che guadagna 10 volte meno di me. Certo, questo è Ma ha effettivamente. senso questo? Ma ha No, senso? no,